È innanzitutto una festa religiosa, ma è anche semplicemente una festa che i fanesi tradizionalmente osservano andando a visitare il martedì dopo Pasqua il santuario di Ponte Metauro. La devozione verso la Madonna che allatta il bambino, incoronata da Papa Giovanni Paolo II nel 1984, non si è mai spenta. Anzi, in questi ultimi tempi, grazie a un più attivo coinvolgimento dei fedeli, si è vivificata ancora di più. La chiesa sorge sul posto di un'edicola medievale, a guardia dell'antico ponte in legno sul Metauro, segnacolo per i pellegrini che si recavano a Loreto. In periodo malatestiano fu meta di un memorabile pellegrinaggio effettuato da Carlo Malatesti con 10.000 soldati. La pineta che la circonda costituisce un luogo ideale per passare qualche ora serenamente in piena libertà, tra giochi per bambini, spettacoli di magia di burattini, pesca di beneficenza e il corteo storico della Pandolfaccia. In più ci sarà l'inaugurazione del murales che ricorda Don Gualfardo e alle 20 l'accensione della nuova illuminazione del campanile e della facciata della chiesa. È sempre stata la seconda festa di Pasqua per la città di Fano e lo è per tutta la comunità. È da 2 anni che stiamo cercando insieme alla comunità del Ponte Metauro, insieme alla parrocchia, insieme a tutte le persone, insieme all'oratorio, a tutte le persone che ci sono intorno alla parrocchia, di riportarla in vita anche un po' come era una volta. E grazie anche al gruppo storico della Pandolfaccia, oltre ai momenti religiosi che ci saranno dalla mattina e il pomeriggio, verranno realizzate una serie di attività che saranno in pineta, come ci saranno tanti giochi per le famiglie e bambine in un parco che è stupendo e che può far vivere anche l'intera comunità. Ci saranno dei cortei grazie al gruppo storico La Pandolfaccia, che tra l'altro richiameranno un po' quello che è stato il pellegrinaggio di Carlo Malatesta del 1399. Ci saranno ovviamente, come da tradizione, degli street food interni, insomma il richiamo a tutta la cittadinanza e a vivere questo momento e a tornare a vivere questo momento importante per la città e per la comunità, e dare importanza alla Madonna del Ponte Metauro che tanto bene ha fatto a tutta la comunità fanese. Particolarmente nutrito anche l'aspetto religioso, presentato dal parroco Monsignor Antonio Interguglielmi. Abbiamo preparato quest'anno, oltre tutta la parte liturgica, che come sempre prevederà una serie di messe a partire dalle ore 8 fino alle 18, quando celebrerà il Vescovo Emerito di Fabriano. Il santuario di Ponte Metauro ha una vecchia storia, un'antica storia. Anche questo aumenta il rilievo culturale di questa edificazione. Senz'altro, possiamo dire che è una festa a 360 gradi. Non è soltanto la parte liturgica, che è quella preminente ovviamente, perché è la grande devozione della città di Fano alla Madonna del Ponte Metauro, ma è anche una storia artistica, una storia che ha connotato, come sappiamo, per tanti secoli la città di Fano. E se tornasse il bellissimo politico che è conservato nel Museo Civico, nella sua sede originaria, cosa pensa? Che sarebbe veramente un compimento della festa. Magari il prossimo anno, chissà, potremmo anche realizzare questo progetto.